È una spuma in bocca questo impasto. È incredibile. Pentoloni costrutto, bagnano il pane, te lo strizzano, te lo riempiono, ti chiedono se ci vuoi il formaggio o no. Ma ha chiesto pure un'altra cosa, ha detto ci vuoi, ma io non stavo a sentire, poi se, te so, se mi parli in dialetto palermitano, c'è la musica reggaeton di sottofondo, io non capisco che dici. Tre crocchettine, le panelline una sopra l'altra, devono fare spessore, questo è veramente un bijou da vedere, eh. No vabbè. Panato da Dio. Piazza della Libertà, Statua della Libertà, potremmo sembrare a New York, ma siamo a Palermo. Regà, fa un caldo che si schiatta. Io non so se mi senti bene perché questi giorni mal di gola, un po' di cose. Non sto proprio super in forma, se te posso dire. Si prosegue il nostro tour per i vari street food unti nelle innumerevoli città che stiamo visitando in questi mesi con Palermo, dopo essere stati anche a Catania, una tappettina a Palermo era più che necessaria per provare tante, tantissime tipicità. Come al solito, lo street food unto è un aggregatore di tipologie di cibo, in genere mi è capitato di portare anche cose non tipiche, vedremo oggi cosa riusciremo a fare. Ho raccolto diverse segnalazioni, diversi posticini, magari proviamo un po' di arancini. Sto sudando, fa caldo, un po' di cose. Piccola parentesi per i palermitani, non va, prendete se c'è sta il vostro arancinaro del cuore, eh? Arancine, ecco, già sono partita male, a Palermo arancine. Giulia, esci dalla mentalità catanese del chiamare gli arancini arancini e non arancine perché sei a Palermo, se no te se magnano. Abbiate pazienza, c'ho ancora, si sente un po' la voce rauca. Partiamo da qualcosa di tipico, volevo partire da qualcosa di salato, quindi da elementi da forno. Dallo sfincione e poi ci spostiamo, andiamo sulle arancine, andiamo su qualche fritto, andiamo sui pani camusa, sui pani panelle, pane quello, pane quella, pane quella, ci proviamo a fare tutto quanto, raga, andiamo. Raga, oggi sto a fare sta cosa, ho visto che c'hanno i tavolini fuori, dato che qua devo ritornare alla piazza dell'intro, non ci ritorniamo, mi siedo, due secondi. Tanto c'è sta nessuno che mi guarda. Panificio, panificio come ne piace a me. Quell'odore di anziano, va di anziano che sa mangiare. Cacchio. Oh, mai che ci trovi giovani nei panifici. Raga, è impossibile trovare un ragazzetto. Dei primi espressi pronti lì sul momento, continuano a sfornare pane, cioè lavorano super veloci. Gli dici prima che vuoi, gli fa lo scontrinello quello non fiscale. Vai in cassa, paghi, ti danno lo scontrino e poi trovi già il pacchetto pronto. Tutto organizzato, prendi il numeretto, non c'hai nessuno che ti supera, che ci prova a farne i furbi. Cioè, raga, beh, mi pare vero. Eccoci qui, questo è il packaging, con l'elastico, vecchia scuola, tu nonna. Elastico è proprio tu nonna. Che questo lo puoi pure riusare per i capelli tante volte, potrebbe essere utile. Andiamo all'unboxing. Allora, ho preso due tipicità, eccole qua, che adesso ti spiego, che belle che sono. Per la colazione, come sapete io sono un amante delle colazioni salate, ho detto prendiamo qualcosa che a Palermo si utilizza per il pranzo, per la merenda, per la colazione, va bene sempre. Ovviamente impasti poveri, cioè nascono effettivamente come cibi poveri, senza pretese. Pane che si mangiava tutti i giorni e per arricchirlo ste suore avevano deciso di aggiungere all'impasto pomodoro, cipolle, acciughe, origano, capite le suore come ci hanno visto lungo? Quindi sfincione, che poi c'era scritto sfincionello. E una faccia di vecchia, altra focaccia tipica, focaccia tra virgolette, raga. Ricorda quasi una spugna, infatti l'etimologia del termine deriva proprio dal greco, vuole ricordare la consistenza della spugna, quindi incredibilmente morbida e spumosa, quasi addolcita con il miele. Devo dire che non mi dispiace per niente, è molto chubby. Ma il cipollotto sopra? Mi inviti a nozze? Ti dico sì, a occhi chiusi. Non ti ho mai visto in faccia? Va bene, sì. È una spuma in bocca questo impasto. È incredibile. Guarda quanto è soffice. Ma torna su, eh. Lo mordi, torna su. Fatto benissimo. L'origano fresco, il pomodorino giusto. Un po' dolciastro. È la mia prima volta, devo dire. Non a Palermo.
ma con queste tipicità. C'è anche l'acciughetta, infatti. Ma mi è arrivata qui la sapidità dell'acciuga, molto molto buona. Cacchio, raga. La cosa interessante è che mettono talmente tanto pomodoro che poi tutta la parte sotto, ovviamente, come nella focaccia barese, come nella focaccia pugliese, insomma, quelle che abbiamo visto in passato, diventa umida, quindi resta sempre molto umida, molto buono, perché il cipollotto sopra si gratina un po'. Andiamo con l'altra. Ma che è? Buonissima. Ma che buona. No, vabbè. No, mi deve assaggiare. Cioè, questa è tipo una cosa mai assaggiata in vita mia. Buona, molto buona, eh? La versione degli ingredienti cotta che abbiamo visto nella faccia di vecchia. Questo è lo sfincione e questa è la faccia di vecchia. Gli ingredienti sono gli stessi. C'è il caciocavallo, c'è l'acciuga, c'è la mollica, l'origano. Solo che qua è cotta e qua è cruda. Quindi ti direi, questo è un po' più estivo, questo è un po' più invernale. Però è anche più saporito. È buonissimo. Buonissimo. Un bijou, un abbraccio. I sapori della Sicilia riassunti in un prodotto. In due prodotti che sono la stessa cosa ma gestiti in maniera differente. Cos'è? Simbolo di aiuto per chi soffre di disturbi del comportamento alimentare. E raga, ho pagato 4,40 euro. Vedi che bello il sud? Basta saper scegliere bene per spendere poco e rimanere soddisfatti. Ci spostiamo alla prossima tappa. Siamo a fare sto tour per Palermo pieno di monopattini. Perché Palermo, cioè, sembra, però è grandicella. E quindi per una questione di tempistiche, di incastri, di video miei con quelli del Franchinella. Monopattini, monopattini, monopattini. Amuchina, amuchina, amuchina. Monopattini, monopattini, monopattini. Amuchina, amuchina, amuchina. Via. Bar turistico che mi avete suggerito per le arancine. In realtà me ne avete suggeriti tanti, regà, però devo comunque fare una cernita e questo video non può durare un'ora, quindi ho optato per questo anche perché c'è una vista che non è niente male. Entriamo. Poi non è detto che magari dopo in qualche altra tappa per qualche altro cibo, se mi attirano, ne prendiamo anche un'altra di arancina, eh? Non disperare. Te stavo a dire, guarda dove siamo. Lungomare, altri 2,5 chilometri di monopattino ho preso da portar via. Ci spostiamo in un'area verde per mangiare. Peccato, perché su entrata lo prende un'arancina e mi fa: guarda, sono rimasti sti due, ci si è rotta la friggitrice adesso, non possiamo più friggere. Ah, e che è rimasto? Spinaci e funghi. Spinaci. Ah, regà, il mio mood attuale è esattamente questo qua. Ma quanta probabilità c'era che arrivando a Palermo al bar turistico gli si rompesse la friggitrice prima del mio arrivo? Allora, partiamo dall'arancina e poi andiamo su un'altra tipicità. Erano rimasti questi tre che vedi. Anche qui rosticceria, insomma, un sacco di cose, regà. Dato che il video sarà corposo, prendo un paio di cose o un alimento a tappa. Arancina, mela scaldata, la sento ancora un po' calda, la consistenza non mi dispiace. Qui è tipo super unta. Una cosa che non mi ha convinto è, correggetemi se sbaglio, palermitani, il concetto del riscaldarmi l'arancina che è fritta, come a Roma, raga, stessa cosa. Io prendo il supplì come esempio, come cugino dell'arancina. Nel microonde, non lo so, poi il microonde magari ha la funzione grill, non lo so, però cacchio, la frittura nel microonde in genere ammolla un po' la panatura, no? Andiamo allo spacco con queste campane che rintoccano. Infatti, vedi, non ho sentito proprio il craccone. Ok, spinaci, bel verde, un verde Shrek. Niente male lo spinacino. Una frittura un po' troppo unta per i miei gusti, troppo pesante. Molto impegnativa come frittura. No, ma lo vedi dalle mani? Molto, molto unta. Sì, ti confermo un po' quello che avevo detto. La panatura non è così tenace, così croccante, perché me l'ha scaldato nel microonde. Poco, pochi secondi. Me l'avrà scaldato 20 secondi, neanche forse. Però il riso è cotto bene. Non è scotto, il condimento ci sta. Pure il formaggio dentro è onesto. Mi aspettavo quel plus che non ho trovato. Forse perché non avevano l'arancina classica. Non lo so. Però, peccato, mi è dispiaciuto. Passiamo a Sua Maestà, l'ospitino. E non L' ospitino.
lo spiedino, che sarebbe lo spiedino in italiano. Ma perché lo spiedino? Perché nasce come cibo da strada, cioè chi gli infilza qui no stecchino e se lo mangia tipo magnum, no? Stai a capire? Ma di che si tratta? Alza la frittura, ovviamente. Siamo a Palermo. Allora, di che si tratta? Di questo pane in cassetta. Impasto di pane in cassetta, vedi, molto sottile, farcito con ragù di carne, piselli, cioè lo stesso ragù che solitamente si utilizza per le arancine. Vedi il pane fritto. Beh, cazzo, questo è buono. Questo è molto buono. Super carico, veramente notevole. Cioè, tutto ripieno, raga, ma pure il pane dentro. Ma l'insaporimento del ragù, si sente che ha cotto diverse ore. Il pisellino pure, è uno di quei casi in cui ha un gusto, non è il pisellino surgelato che non sa di niente. Tenucoriutus, come si dice al paese mio. Non so se questa è besciamella, però veramente dà una consistenza molto molto cremosa. Buonissimo, buonissimo, spitino. Spitinello. Mi si stanno azzozzando tutte le unghie, raga, mi si stanno a riempire le unghie di frittura. Ma che tocca fa quando giro i street food, è sempre così ogni volta. 5 euro, 2,50 euro al pezzo, arancina speciale e spiedino. L'arancina l'ho trovata un po' sottotono, a parte un po' troppo unta. In realtà la frittura, anche quella dello spiedino, era abbastanza unta. Però veramente il condimento era strabilanciato, molto abbondante, mi è piaciuto un sacco il ragù. E infatti un pochettino rosico, perché dico, cacchio, pensa all'arancina classica che avrei preso. Oppure avrei preso quella al burro, però prima di me un signore si è presa quella al burro. Sarebbe stata perfetta, secondo me, se non l'avessero riscaldata in microonde. Perché lo spiedino era caldo, ma perché l'avevano fatto da poco, e quindi era perfetto. Mentre l'arancino scaldato in microonde non ha tenuto troppo. Ci spostiamo al prossimo posto. Parte bene sto video, eh? Parte molto bene, so contenta. Poi oggi bella giornata di sole, tante care cose, eh? Non è male sta storia. Ah, raga, ne devo trovare un altro. Questa mamma sino a chilometri su chilometri, poi prendere il monopattino col mal di gola sotto antibiotici non è molto saggio, però che tocca fa, bisogna portare a casa i risultati. 3 km e 9, altri 3 km e 9. Ma Giulia, perché non ti muovi a piedi? Perché dobbiamo fare un sacco di video, regà? Dobbiamo massimizzare i tempi. Siamo tornati sul lungomare per un'altra tipicità. A Palermo pure le piste ciclabili sono option, cioè ci stanno, ma tipo Roma. Seconde file, quello, quell'altro, la buca, la mattonella messa così che si inchiodi col monopattino. Lasciamo aperto. Ogni inquadratura è sempre più sudata, è portacarbone, consigliato da un sacco di voi, portato anche da altri colleghi in passato per panica meusa, la famo, un po' di strutto, un po' di intingolo, un po' di grasso. Quanto grasso? Troppo grasso. Oh, però si vede il fondato, niente, io oggi non posso parlare, momento sbagliato per registrare video. Si vede il fondale, perché qua a pochissimi chilometri c'è la spiaggia di Mondello, regà. Palermitani, ci avete un culo che parla. A vivere a Palermo e avere un mare assurdo come quello di Mondello. È praticamente in città, perché vi in autobus 10 minuti, io ci sono stata a Mondello. Pane e panelle, pane gameusa, pane e panelle, crocchè, perché ho detto dai, facciamolo completo. A me piace molto la crocchetta di patate, anche perché è tipico. E pane gameusa, classicone. Pentoloni costrutto, bagnano il pane, te lo strizzano, te lo riempiono, ti chiedo se ci vuoi il formaggio o no. Ma ha chiesto pure un'altra cosa, ha detto ci vuoi, ma io non stavo a sentire, poi se mi parli in dialetto palermitano, c'è la musica reggaeton di sottofondo, io non capisco che dici, cioè parla come magne, si dice a paese mio, quindi non lo so, classico, poi il formaggio. Pane gameusa, in genere si utilizza il pane col seme di sesamo, quindi siamo assolutamente in linea. Guarda com'è bella abbondante questa conchetta qui che si bagna di tutta la sugna. E via, poche domande, vai e mordi, tagliato sottile, c'è chi utilizza anche la trachea, il polmone, quello, quell'altro. Che botta il caso che dà. Eh.
c'è bisogno di tanto. Capisco perché sia un po' un punto di riferimento per i palermitani e per molti palermitani questo posto, perché c'hai davanti una vista simile la milza stessa, tagliata sottile, l'ho masticata molto poco, il che è una nota assolutamente positiva, perché comunque sono dei tagli di carne un po' stoppacciosi, hanno dei gusti molto prorompenti, possono non piacere a tutti, qua è trattato veramente molto bene l'ingrediente, quindi te lo fa piacere anche se potenzialmente potresti essere troppo sensibile. A me che piace il quinto quarto, capisci bene che caschi in piedi, veramente molto buono, anche il pane, morbido, buono buono. Mamma mia, sta cosa che scelgono di metterci semi di sesamo? Beccato una parte un po' più cartilaginosa, che scrocchia sotto i denti, buonissimo. Pane e panelle, farina di ceci, le panelle ovviamente fritte e crocchette, tre crocchettine, le panelline una sopra l'altra, devono fare spessore, questo è veramente un bijou da vedere, eh? Mi fa ridere pane e panelle perché è tipo magnapane con pane praticamente. Limone! È molto buono. Te devi bere qualcosa assieme perché pane con pane con pane mi... un pochettino da tentoppa, no? Te se crea il bolo che andrebbe accompagnato da una bella birretta ghiacciata, se te posso dire. Però una bella paraculata, pane e panelle, perché col fatto che sono molto fritte e unte le panelle, cioè comunque lo vedi che sono super unte, assieme al pane, mangiandole, non senti l'untezza. Se tu le mangiassi da sola diresti, minchia, sono unte. Invece col pane antruglia la situazione, capito? La crocchetta buonissima, ben condita, non so se vedi, c'è anche un po' di prezzemolo, c'ha proprio un buon gusto, una bella panatura, anche una bella doratura. Raga, pane e panelle con crocchè. Panicameo sa 5,50 euro. Mi hanno fatto lo scontrino, però sono tenuti loro, lo so che sono tenuti loro, hanno, gli sono passati. E io sa, ero lì che... Vabres, ogni clip mi diminuisce sempre più la voce per il monopattino, raga. Altra tappa per le arancine, ci rifacciamo rispetto a quella di prima che avevano solo quello ed era anche abbastanza sottotono per i miei gusti, peccato perché il ragù era molto buono. Ci siamo spostati nella zona sud. Sono sempre più sudata, però la voce mi ha detto è un via vai sto video, è una montagna russa di emozioni, raga. Sto posto promette bene. Tutti i locals dentro, tutti i palermitani. Entro, faccio lo scontrino che tra poco ti faccio vedere. Chiedo due arancine. Ecco appunto. Domando, ma l'iris? Perché sapevo che facevano anche l'iris qua. Ma per l'iris è troppo tardi perché è quasi ora di pranzo. No, no, te la facciamo, te la friggiamo, te la facciamo sul momento. Ah, un iris anche. Finalmente un dolcettino. Qualcosina di tipico. Loro deliziosi. Cioè, loro sono stati, tra tutti i posti di città di oggi, i più adorabili. Proprio gentili, a modo, sorridenti. Anche, cioè, volenterosi di fare sto mestiere. A parte c'hai cioè, quello asettico, boh, poi magari pure sottopagato, quindi vedi che hanno i volti distrutti. Allora, credevo ci fosse sotto un vassoietto, invece no. Allora, arancine. Iris, chiedo i gusti delle arancine, mi fa, guarda quelli che vedi lì, e c'era scritto a burro, a carne, perché qua li chiamano in dialetto, raga, non so il dialetto palermitano, perdonate, però hanno il loro modo di chiamare a burro, a carne, uno a burro e uno a carne, classicone, e l'iris, partiamo dall'iris, e a proposito di ciò, cioè di che si tratta? Di questa pasta lievitata, fritta, ripiena, calda, con ricotta dolce e gocce di cioccolato, comunque cioccolato fuso, dipende, raga, è bollente, me l'ha fritta sul momento solo per me. Cioè ricorda un po' un Kraffen, guarda che spettacolo. Gocce di cioccolato, qui si vede meglio. Guarda che bella. Poco cioccolato, mi aspettavo più cioccolato, però vorrei veramente assaggiare il gusto dato che è la mia prima volta con l'iris. Iris tra le tue poesie. Fa strano sentir cantare Biagio Antonacci e avere meno di 50 anni. È una bomba. È buonissima. No, vabbè. No vabbè, no vabbè, no vabbè, frittura
perfetta. Quasi mi spaventava perché mi chiedevo, ma non è che è troppo scura? No, è il cacchio. Non è manco così unta sulle mani, cioè. Lo vedi, cioè, friggono le cose sul momento. Ma guarda quanto condimento, quanta ricotta. Calda, ben bilanciata. Buonissimo. Croccante. No, vabbè. Pazzesca. Buonissimo, cioè, sono stata una vita senza l'Iris. A 25 anni ho dovuto provare. Meglio tardi che mai nella vita. Arancine pesano notevolmente. A un certo punto inizio a gironzolare. Il locale è molto piccolo dentro. Tra l'altro c'hanno anche lo specialty coffee, incredibile. Non mi sarei mai aspettata di trovare lo specialty coffee a Palermo, in un posto che lascia a desiderare esteticamente, pieno di gente che comunque vive qui da una vita, anche persone anziane, adulti. Un'attenzione sullo specialty coffee, che in genere è una cosa molto... con qualcuno che vuole puntare a guardare in là, milanese, a Roma. Invece, sto gesticolando con l'arancino perché mi dovrei legare le mani. Invece a Palermo, infatti, mi stavo a guardare attorno, vedo dietro la cucina con quelle tendine antimosca che usava pure mia nonna al paese giù in Puglia, e vedo questa distesa di riso. Stavano componendo gli arancini sul momento. Le arancine, perdonami. E quindi... tutto espresso, tutto sul momento, tutto pulito e tutto sotto i tuoi occhi, perché comunque vedi come lavorano dietro, molto bene. Secondo te qual è il classico e qual è il burro? Questo è il classico e questo è il burro? Me so affidare, eh? Io me so affidare di te, eh? Mamma mia, senti come... senti già la resistenza, vorrei che si percepisse in video, probabilmente no. Senti lo spacco. E vedi che mi hai toppato! Ma no, volevo partire col classico. Vabbè, partirò con quello al burro. Ma hai sentito il crack tu dietro la telecamera? L'hai sentito il craccone? Che spettacolo. Il riso delle arancine a Palermo ovviamente non è come quello di Catania. Utilizzano spesso lo zafferano, non cuociono direttamente il condimento con il ragù. Tant'è che l'arancino a ragù catanese c'ha i tocchi di carne, un po' lo stufato, mentre quello palermitano c'ha il macinato del ragù stesso. Andiamo all'assaggio, sono troppo curiosa. Ah vabbè. Perfetto. La panatura è spessa, consistente. Scrocchia sotto i denti. Si sente un sacco, ma ti dirò, veramente tanta noce moscata che si sposa perfettamente anche solo con la besciamella. Il prosciutto cotto pure utilizzato. Raga, sembra una cacchiata, eh? Ma il cotto non è spalla. È una buona parte del prosciutto cotto, ma si sente anche nel momento in cui lo metti in bocca. È perfetto. Generoso di condimento e soprattutto panato da Dio. Wow, non me l'aspettavo. Andiamo con l'arancina classica. Assecondiamo dove si vuole aprire l'apertura. Ecco la ragù di carne e piselli. Questa è proprio la classica palermitana. Nulla di più. Come al solito, riso giallo, come deve essere. Cotto bene, che dire. La carotina pure, no? C'è tutto, la cipollina. Forse il ragù dello spitino di prima era leggermente meglio per i miei gusti. Mi è piaciuto leggermente di più il ragù. Però l'arancina, meglio questa, decisamente. Wow, bellissima sorpresa. Prima di spostarci all'ultima tappa, che voi vedrete tra pochi secondi e io vedrò tra qualche ora, devo dire che sono molto contenta per le tipicità che ho provato. Molto molto contenta. Una parte di tipicità. Per me l'obiettivo è sempre il solito, raga. Se posso evitare di visitare gli stessi posti che hanno visitato miriadi di volte anche altri colleghi, evito volentieri. Quindi Giulia non hai mangiato la stigliola, Giulia non hai mangiato quello, non hai mangiato quell'altro. Placatevi, raga. Giuri, so pochi, il tempo è questo. Ma so io ho l'acqua in estate frizzante, una bella salvezza. Acqua, due arancine e un iris, 6,60 €. Cioè, praticamente l'arancine 1,80 € al pezzo non è un cazzo per questa qualità. È incredibile. L'arancina più buona provata per ora, a mani basse. Cambio di luce, cambio di volto, devastato ragazzi, stiamo in giro da stamattina. Per il video che avete visto e poi per altri due video che abbiamo attaccato a registrare per il canale del Franchinello, sono devastata.
Il mio brufolo da preciclo è uscito sempre di più, però devo resistere, non devo toccarlo. Normalizziamo queste imperfezioni sempre con questi dannati filtri. Sì, esistono i brufoli, sì, esistono anche a 25 anni. Vengono lì a bussarti, a romperti le scatole, magari prima di delle occasioni speciali, prima della festa di compleanno della migliore amica tua, prima del matrimonio di tua sorella, quello, quell'altro, periodo di stress, mal di gola. Concludiamo con l'ultimo posto, ragazzi, che è questa volta cibo non tipico ma interessante, segnalato da alcuni di voi. Mi sono andata a spezzare le foto, sembra veramente molto buono, quindi ho delle aspettative mediamente alte. Hamburger e forse qualcosa di smash, non lo so, vediamo cosa mi attira. Secondo me questo posto può essere valsa questa attesa, cioè l'attesa del non terminare il video nel giro di poche ore, ma interromperlo e riprenderlo 6 ore dopo. Il posto è molto figo dentro, cioè sono stati veramente molto gentili, hanno pochissimi panini, tra cui uno smash burger che ho scelto di non prendere perché me la rischio molto con lo smash burger. Mi ha attirato un panino al pollo, una sofraccoscia di pollo marinata al latticello, cioè una cosa che secondo me, regà, può essere figo. Ho pagato, sto aspettando che me lo facciano, ci vorrà un quarto d'ora perché si deve cuocere il pollo, c'è cioè tutta una procedura. Secondo me questo è la hit. C'ho fame, pure cammolato un po' di fame, un po' di stanchezza, un po' di fame, un po' di mal di gola, un po' di fame, un po' di stanchezza, un po' di cose. Mi hanno chiamato numeretto 7 perché hanno aperto da poco. Sono arrivata in apertura, raga. Carino. Bella personalità, mad. Ok, andiamo per gradi. Ti faccio vedere intanto le patatine. Giulia, perché le patatine? In genere non le prendo, raga. Cioè, non mi interessa mostrarvi le patatine. Ma perché? Perché le patatine di base sono sempre surgelate. Ma anche comprensibile. Gestire grandi quantità di patatine e non averle surgelate, cioè sei anche un po' un dio. Quindi chapeau a chi riesce. Ad esempio Mocio a Milano c'ha le patate che non so surgelare, io non so come faccia, ci avrà tipo i marines lì sotto che si mettono a pelare le patate, pa. Squadroni. C'ha i squadroni Mocione, e qua pure, mi ha detto in ogni panino sono incluse le patatine, però le patatine sono fresche, le tagliamo noi con la buccia, ci teneva a dirlo, ho detto ah ok va bene. Sono delle belle patate, belle belle, peccato che non ci sia personalità nel packaging delle patatine. Quello un po' da kebabaro, ecco, da patatine di kebabaro. Non le sento molto croccanti. Infatti sono poco croccanti, ma in compenso molto buone. Che patata, molto polposa in bocca, si sente con una patata fresca. Troppa morbidezza, manca un po' di croccantezza. Se riuscissero a creare un po' più di crosticina esterna sarebbero perfette. Però sono buonissime. Il gusto è buonissimo, oh, patata che te fai a casa. Tra l'altro mi hanno dato anche due salsine che fanno loro, però non ho idea perché non le ho scelte, ragazzi. Non so che salsine siano, assaggiamo per la scienza. Di certo non perché ho molta fame. Affumicata. È buonissima. Buonissima questa salsa. È piccantina. Buonissima. Veniamo a noi, i panini, solo 5, 5 panini e 3 sandwich, quindi hanno anche una proposta, diciamo, diversa per quanto proprio concerne la tipologia di panino, cosa simpatica. Uno smash burger, un hamburger normale, uno a base di pollo e uno a base di costolette di maiale. Ho optato per quello di pollo fritto con potato bun fatto da loro, anche in questo caso, coscia di pollo marinata in latticello, maionese affumicata, cetriolini e scorza di limone verde, quindi una cosa veramente super semplice. Cioè sembra un brioche bun, non sembra un potato bun. Cioè lo identificherei più come un brioche bun a livello di aspetto, però se è fatto da loro mi fido, ma si vede in realtà. Guarda la panatura del pollo com'è bella chiara, irregolare, veramente una bella fetta. Penso sia la salsa delle patatine, la stessa delle patatine. Ha una faccia molto molto bella. E sono curiosa di questo zest di limone verde. No, ti prego, quello di saio. Quello qui dentro. No, vabbè. No. Miglior panino di Palermo? Non lo so perché non ne ho mangiati molti altri in vita mia a Palermo di panini.
Sono già stata a Palermo, però il pollo è perfetto. Questa cottura a bassa temperatura che fa in prima battuta si sente tutto, perché preserva una succosità del pollo che è qualcosa di incredibile. La frittura resta comunque molto asciutta ma croccante, l'hai sentito al bite nel momento in cui l'ho morso. Il potato bun è veramente molto buono, non è affatto secco, cioè lo vedi, guarda che bell'aspetto che ha, ma l'equilibrio che c'è tra questa salsa che è meravigliosa, questa salsa, regà, le mie dita sembra il sangue dei Tremors, è meravigliosa, e la leggera nota agrumata della buccia del limone, ne avrei messa di più perché è buonissima e in alcuni punti la senti di più, in altri di meno, è fantastica. Madonna, che conclusione, sono troppo felice. Ma poi finalmente un panino con abbondante salsa, tanta salsa, buona, e non tanta salsa il ketchup della Develey o la maionese, de marca maionese. Una buona salsa, una salsa creata da zero. Guarda i filetti, guarda quanto è fatto bene. No, regà. Ho cercato di pulirmi le mani, ma credo di aver fallito miseramente, non so, probabilmente mi vedi ancora un po' sporca. Si conclude qui questa giornata di Street Food Unto in Sicilia. Abbiamo cercato di raggruppare diverse tipicità, ovviamente non tutte, regà, ma perché voi a Palermo avete davvero tanto tanto cibo a disposizione, il tempo per noi di permanenza qui è poco. Spero comunque di avervi reso partecipi di qualcosa di positivo. Sono rimasta piacevolmente colpita dal penultimo posto, dall'iris molto buono, da quell'arancina con il burro e quel fantastico prosciutto cotto, senza nulla togliere al pane con la meusa di Portacarbone. È stato veramente un tour soddisfacente, da ripetere. Ho speso per questo panino, cioè, raga, capito? Cioè, in che senso? Coca zero, panino con patatine incluse, 11 euro, raga. A Roma ormai con 11 euro a volte non ci compri neanche un panino. Qui con le patatine fatte da loro, migliorabili. Regà, se riuscite a renderle croccanti sono una hit queste patatine. Non sono neanche troppo aromatiche, però funzionano, sanno di casa. Il panino è assurdo, il pollo... Questo è un panino col pollo che mi piacerebbe rimangiare ogni tanto, però sto a un bel po' di centinaia di chilometri di distanza da questo posto. Grazie per aver visto i video. Se sei arrivato fin qua, lasciami un commentino con scritto Mondello. Ma sai perché Mondello? Perché non sono riuscita ad andare a Mondello. Pochi giorni di permanenza, speravo di fare un tuffettino lì al mare di Mondello, che ci sono stata, pazzesco. Niente, però il Mondello, così io mi ricordo che quando tornerò a Palermo, tornerò a Mondello, mi farò un bel tuffo, quel mare pazzesco, incredibile, wow, incredibile. Niente da fare, raga, la fame era troppo, abbiamo preso un altro paio di hamburger. Smesci. E anche il franchirello sta cenando. Com'è? Buono? Com'è Osma? C'è ancora da assaggiare? Buono? È buono. E il franchirello è felice. E vi sono tutti felici e contenti.